La domanda libera alla quale rispondo ora ve la devo pronunciare io, perché mi è stata fatta per iscritto su internet e è questa. Leggi e medita su questi link, questi scritti web, poi ti prego fammi un video dove dici la tua. Ti prego, scegli il monoteismo puro di Gesù, non il paganesimo farisaico della tradizione e usanze cattoliche romane. Chi mi rivolge questa domanda è Gemini 060606 e mi dà l'estro realmente di mostrare la novità che io introduco nella fede. Tutta la fede sta dibattendo nel nostro mondo di fede e di cultura, inserita dentro questo mondo. Il mio punto di vista che si aggiunge è proprio quello di un possibile padre di questo mondo che l'ha fatto con delle intenzioni precise, in un modo tale che è fatto proprio secondo la sua volontà, in tutti i punti, le virgole, in tutti gli atomi, in tutti i neutrini, in tutto ciò che esiste nell'universo e in tutta la rispettiva dinamica. Quando io parlo del creatore e dico io ho sposato le intenzioni del padre, indico proprio l'atteggiamento di chi esce da questo mondo, come dalla prigione in cui esistono e sono dibattuti tutti gli argomenti, e mi metto nei panni del creatore di un'opera che doveva essere assolutamente perfetta e quindi doveva contenere tutte le possibili questioni relative, tutte presentate e organizzate in una forma di contrasto, di dibattito, espresso da forze, ognuna posseduta da una di queste ragioni, e forze autentiche, reali, ognuno come una forza valida. Ecco, quando ci si mette nei panni del creatore, si comincia a capire una condizione di questo tipo. La prima è questa. Primo punto del Vangelo, del Decalogo. Io sono il Signore Dio tuo e non avrai altri dei all'infuori di me. È la comunicazione che l'unica e totale creazione è opera mia. Non avrete all'interno della creazione fatta da me altri creatori relativi, anche se nella mia creazione, nel mio infinito intento di rigenerare creatori secondari, io ne mostrerò una quantità infinita, espressa oggettivamente, soggettivamente, in tutti i modi possibili e immaginabili, dal mondo microscopico a quello macroscopico sotto i nostri occhi, dalla vita relativa delle cellule di un organismo che vivono nell'organismo, ma come una loro presenza soggettiva così collegata a una struttura corporea,
oppure come delle cellule che svolgono lo stesso tipo, simili a quelle delle formiche, in cui l'organismo esiste ancora, ma è impersonale, è l'intero formicaio. L'intero DNA del formicaio che vede ogni singola formica come un cane sciolto che si muove, che non è collegato come in un corpo che noi conosciamo, fissato lì, in quella posizione del corpo, come una cellula di carne o di osso, o una parte vitale bloccata, delimitata, fissa. Ecco, quando si entra nell'ottica di pensare un Dio assoluto, creatore, intanto bisogna arrivare a capire che crea di tutto, che ogni possibilità, proprio per la onnipotenza, esista e sia valida, certo, in sé, con tutti i limiti della sua reale determinazione. Quindi si arriva intanto a capire che tutto il mondo creato da un simile padre è un mondo valido, che le istanze presentate da ciascuno non sono false, sono tutte giuste, ma condizionate dalla base su cui ciascuna è espressa. Se quella base esiste in quel modo, il risultato valido comunque è espresso nel modo coerente a quei presupposti. Ora, se io, Dio Padre, faccio esistere tutto e il contrario di tutto, faccio esistere anche tutte le ragioni e tutte le ragioni esattamente uguali e contrarie, in un equilibrio stupendo, perfetto. E li mostro in una composizione. Provate a immaginare le forze singole, come vettori. Non so adesso, voi alcuni conoscono la geometria, altri meno, ma i vettori sono delle forze rappresentate come delle freccettine con una certa lunghezza, un certo verso. Immaginatene tante, attive, tutte assieme. Il risultato che compone tutte queste forze non è un risultato chissà che chissà com'è, è che tutte portano a un punto solo. Il risultato è uno solo che compone tutte quelle forze. La composizione può avvenire operando esse tutte assieme, oppure se io ne metto in azione una alla volta e la seconda la faccio cominciare dalla fine della prima. Ecco, se le riporto tutte quante, una dopo l'altra, in un giusto seguito, anche se io le ho fatte attivare in periodi successivi ma collegati tra di loro, il risultato sarà che io arrivo sempre allo stesso punto. Ecco, allora intanto potete capire che se io come Dio Padre realizzo tutto il possibile, intanto è equilibrato, intanto è tale che componendo tutte quelle forze io arrivo a zero, perché sono talmente in equilibrio tra di loro, una contro l'altra, che il risultato è lo zero, la mancanza assoluta di squilibrio. Ma nel nostro mondo relativo, la relazione è messa di fronte a che cosa? Proprio all'esistenza determinata, ossia non infinita, non fatta da tutto,
tutto ciò che in un certo momento è determinato, ma solo a quella parte che è relativa al mio punto di osservazione. Io, vivendo in questo momento a Salerno, vedo Salerno, sono incontrato dalle persone di Salerno, ma esistono anche le altre, non entrano a far parte dei miei ragionamenti, perché io sono appunto determinato a occupare questa posizione piccola piccola dello spazio delimitato nel mio intorno reale, sono contattato dai problemi che giungono a me e non dagli altri, e gli altri dibattono e si scontrano e si incontrano in tutti gli altri punti del mondo. Ma io non sono uno che agisce a modo suo come vuole. Io rientro in questo disegno equilibratissimo che Dio Padre ha fatto, tanto che se io esprimo certe ragioni, io ho tutte le altre, proprio tutte le altre, espresse come la somma uguale e contraria alle mie ragioni. Perché anche le mie ragioni sono relative, ma le mie ragioni relative, che so che portano a zero, perché sono contrastate in modo efficace e valido da tutto il resto che è oltre le mie ragioni, io intanto sono coerente con il mio essere relativo, ma intanto sto sposando l'essere assoluto, perché so bene che oltre la mia persona calata in questo mondo c'è tutto il resto che appartiene al passato, al presente, al futuro, ossia a tutto quello che c'è oltre di me, nel tempo e nello spazio. A ogni mio pensiero, a ogni mia idea, io ho contro di me l'intero universo, perché essendo io una cosa personale e relativa, io accetto, io so che vado contro a tutto il resto perché sono una azione che deve essere bloccata a zero da tutta la reazione. E allora intanto accetto qui in questo mondo la mia modestia, perché so benissimo che le mie ragioni, per quanto fossero mie, del soggetto che vi sta parlando, non sono valide in sé, cioè tali da vincere, perché sono contrastate, tutte quante, da chi? Da Dio, ossia dal sistema assolutamente in equilibrio, che si chiama assoluto. Nell'assoluto manca ogni squilibrio, è equilibratissimo. Ecco, allora, premessa questa ragione che vi fa capire che la mia, di me che vi parlo, è in un certo senso una ragione, anch'essa, ma quando la sua ragione va contro se stessa e si azzera, nel senso che riconosce che la verità è che tutti hanno ragione, ecco il punto assolutamente nuovo che compare all'interno della nostra realtà confinata in questo mondo. Tutti credono di avere ragione solo loro, io invece affermo che tutti hanno ragione. Allora, quando questa questione la poniamo secondo la domanda che mi ha fatto il mio amico, ossia leggi e medita su questi link, questi scritti web, poi ti prego fammi un video dove dici la tua. E ci sono tre video. Io apro il primo video che parla delle eresie della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Ecco. Le eresie
sono già un termine che è espressivo di un giudizio eretico nei confronti di una verità. Ebbene, io vi sto dicendo che anche questa posizione eretica ha la sua ragione. Esprime essa pure una verità che non può essere assolutamente sconfitta, vinta da un'altra ragione. Questa espressa da chi ha questo titolo e attraverso il sito www.disinformazione.it, oltre la verità ufficiale, va a confermare delle ragioni che vorrebbero avere il primato su altre ragioni. Le cose in questo mondo non stanno così. È Dio che mette e suscita tutte le ragioni con uno scopo preciso: scatenare un dibattito al quale partecipi, a seconda della sua cultura, ogni spirito libero, perché ciascuno ha un compito fondamentale. Ecco, questa è la novità che vi porto io, per averla capita, essendomi messo nei panni del padre. Lo scopo fondamentale del padre è che ogni anima figlia che è stata calata nel mondo relativo a vivere una sua libertà ha l'assoluto dono della libertà dello spirito. Essa libertà si esprime attraverso la propria fede su alcuni presupposti dai quali poi deve emergere il giudizio su quale Dio salva, il Dio che si è calato nel personaggio e ha assunto la croce del personaggio. Il Dio del cielo delega a ogni uomo in questo mondo di risolvere personalmente, nella piena libertà del suo Santo Spirito, chi deve essere il Dio Padre eletto dal Dio Figlio calato in quella condizione lì. Perché a seconda di ogni condizione, Dio del cielo vuole che sia proprio chi è nel caso specifico a tirare fuori il Dio di quella soluzione. Dio è la salvezza dal relativo, perché Dio sembra essere lo zero, ma non lo è, perché si pone in contraddittorio con i limiti di ciascuno, ossia con la croce di ciascuno, e la risolve. Ma se in qualcuno di noi non c'è una croce, Dio non la risolve. Eccovi che viene fuori una pletora immensa di dei relativi, tutti relativi alla croce relativa vissuta nel personaggio. Se il personaggio non ha le gambe, viene idealizzato un Dio che consenta la normalità, la salute, la corsa. E questo è il Dio che vince il limite reale che ogni uomo ha nel suo disegno, fatto da Dio. Questo è il limite reale. Dio lo ha sottoposto a se stesso come a un figlio. Nasconde a se stesso tutto il resto. Si obbliga a vedere il limite della determinazione solo degli eventi reali in una vita.
e poi, sulla loro base, lascia assolutamente la libertà soggettiva allo spirito della persona di eleggere il Dio relativo. Allora, Dio, cosa è? Un Dio geloso del Dio relativo cui ciascuno aspira? Ma no, quello è l'aiuto dato a Dio. Perché solo attraverso il valore integrale, integrale, proprio quello che integra le varie cose relative e ne determina un valore completo, complesso, solo attraverso il valore integrale di tutti gli dèi relativi, solo attraverso l'aiuto libero dato da ogni animo che immagina e ricrea Dio in se stesso, solo attraverso questo aiuto Dio risolve realmente, concretamente ogni caso reale. Solo attraverso il successo relativo di ciascuno. Ma per far avanzare questa cosa, mette le chiese, ossia gli osservatori della legge, in una condizione di antagonismo, per cui ci sono i difensori della legge intoccabile così com'è, e ci sono quelli che invece sostengono che Gesù diede la delega a Pietro di legare e di sciogliere. Per cui queste eresie della Chiesa, quando sono sulla base di quella delega presa per buona, c'è ogni diritto che la Chiesa cattolica, apostolica, romana leghi e sciolga in terra come in cielo. Ma perché allora quegli altri insistono? Siete eretici, non rispettate. Perché? Quando c'è da difendere l'infinito, non basta un avvocato solo. Ci vogliono infiniti avvocati e ognuno deve difendere e sostenere le ragioni limitate e determinate da un presupposto. Il presupposto è: non si tocca la Sacra Scrittura. Se il presupposto è quello, tutti quelli che la toccano hanno torto. Ed ecco che l'avvocato difensore si erge in una dialettica contro chi invece la tocca, che si sente in piena ragione per farlo, perché Gesù ha detto lega e sciogli. Allora, se la domanda del mio amico è volta a scegliere all'interno di queste posizioni chi ha ragione, si trova di fronte chi, uscendo da questo disegno, lo riporta alle ragioni che hanno voluto il dibattito, perché è il dibattito quello che serve, che è necessario, è fondamentale a ciascuno, perché ciascuno non deve essere lasciato solo di fronte al suo problema personale di scegliere personalmente poi alla fine il suo Dio personale. Non deve essere lasciato solo. E allora ci sono quelli che dicono in un modo, quegli altri che dicono nell'altro, quegli altri ancora che rinnegano i primi, i secondi e presentano Dio in un altro modo. Ed ecco la ricchezza con cui Dio si presenta. E spesso si presenta all'interno della stessa religione in un modo volutamente contraddittorio, che ci abbia dentro tutto e il contrario di tutto. Ad esempio, il Dio dell'Antico Testamento, che descrive il momento in cui devono entrare gli ebrei nella terra promessa, dà un ordine disumano, terribile: uccidete tutti gli abitanti, fateli fuori tutti, perché se non lo fate, rimarranno quegli dèi lì e vi romperanno nel futuro. Perché? È perché voi non avrete ucciso tutti gli uomini che credono in quei dèi.
quegli dèi. Allora voi volete che Dio sia così, ma per certe categorie umane il Dio di quel tempo è giusto che sia così, tanto che è così ed è proposto così. E nella stessa Bibbia vedrete più avanti che quando arriva un re che si chiamava Manasse, che celebra gli altri dei, la stessa Bibbia afferma, ecco, questo è il risultato del fatto che non furono uccisi tutti, diciamo, i palestinesi oggi, riportata al momento attuale, sarebbe come se Israele, quando fonda il suo Stato, deve eliminare tutti gli arabi che abitavano lì, perché se non li elimina tutti, se li ritrova come spine nel fianco, il che sta accadendo. Ma Dio assume connotati assurdi, giudicati secondo certi canoni. Ma non sono assurdi, vi assicuro, quando sono visti in quel modo delimitato, che porta a quel Dio che ha quella violenza. Ora, perché re Manasse, che diventa re a 22 anni, celebra tutti gli altri dei che erano celebrati proprio dai paesi e dai popoli che hanno accolto, seppure combattendo, gli ebrei? Perché li celebra? Perché per lui Dio è uno solo. Puoi chiamarlo come vuoi, tanto è sempre lui. E allora, se l'uomo ha celebrato Dio chiamandolo Pinco Pallo, ora, è sempre lui. E quindi io faccio rispetto alla cultura di ogni popolo, e di fronte alla cultura di ogni popolo io riconosco che quello lì è il Dio giusto per quella cultura, perché il mondo non è fatto dall'uomo, è fatto da Dio. E se Dio lo ha fatto così, lo ha fatto bene. Non ha fatto forze che non hanno la loro forza. Tutte le idee hanno la loro forza. Esiste una quantità così grande e infinita di verità relative che sono vere tutte. Di conseguenza, la prima opera che mi è stata chiesta interviene sul fatto che la Chiesa Cattolica Romana ha assunto delle posizioni eretiche. Di la tua. La mia è questa, che Dio lo ha fatto apposta, che non lo ha fatto la Chiesa Cattolica. Sì, questo sembra nel disegno scritto da Dio, ma è Dio che l'ha scritto questo disegno, che ha fatto compiere queste cose alla Chiesa Cattolica. Se ci dimentichiamo questo aspetto fondamentale e non capiamo più che esiste il Dio creatore di tutto, che è uno solo, a cui tutta l'opera è condizionata, non arriviamo più a capire che tutte le cose che sembrano fatte dalla volontà dei personaggi sono stati Dio che è entrato in quella parte sostenibile e l'ha sostenuta. Nel contraddittorio, perché è importante il contraddittorio, aiuta chi deve decidere se è vero questo, questo o questo. Perché contraddittorio è espresso da organizzazioni riconosciute valide, da una quantità di popolo, da un'altra e da un'altra. Ecco, quindi immediatamente io ho tagliato alla radice la questione e passo al secondo documento che mi è stato proposto. Il secondo documento riguardava i 10 comandamenti e l'interpretazione faziosa della Chiesa Cattolica in relazione ai 10 comandamenti. Ecco, io qui vado contro sia alla interpretazione terra-terra fatta dalla lettura della Bibbia, sia all'interpretazione rinnovata
da Pietro, attraverso la Chiesa Cattolica Apostolica Romana che ha preso il secondo comandamento, che era questo: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ecco, per l'autore di questo sito, il punto 2 che vi ho letto è stato semplicemente ridotto, appiattito in un non nominare il nome di Dio in vano. E qui c'è la protesta appunto di questa violazione in un intervento fatto dalla Chiesa Cattolica. Uno l'ha fatto la Chiesa Cattolica perché Dio ha voluto che la Chiesa Cattolica lo facesse. Secondo, ha voluto che ci fosse questo sito qui che ponesse sto problema di cui ci stiamo dibattendo noi. Terzo, perché io rispondessi. E cos'è la mia risposta? Proprio quella rilettura di tutto quanto. Perché il primo comandamento taglia la testa a tutti gli altri e obbliga la rilettura di tutti gli altri, non in termini io comando e tu, bontà tua, ascoltami o no. Se io facessi questo, io comando per modo di dire, perché alla fine chi fa le cose sei tu e agisci secondo il tuo comodo. Se io comando e io costruisco tutto, non è non fare, ma non farai. Allora, non è non farti sculture, ma non ti farai sculture né immagine alcuna né eccetera eccetera, non ti farai. E tu mi dici, ma come? Lo hai fatto. Amico mio, non lo hai fatto tu. Dio ha disegnato te che lo facevi. Ma tu non lo farai mai. Sia quando sembrerà che tu lo faccia, sia quando sembrerà che tu non lo faccia, non lo farai mai. Perché? Perché chi comanda sono io. L'unico creatore che dispone il farsi sono io. Io disegno te che fai o no. Per cui tu non farai altro che quello che, primo comandamento, è creato da un Dio solo. Se la Chiesa interviene e scrive non nominare il nome di Dio in vano, ancora qui c'è questo errore. Non è non nominare, ma non nominerai. Ancora una volta, tu non deciderai di fare alcunché da te, ma sarà sempre Dio che è entrato nel tuo personaggio, che ha voluto descrivere come uno libero, e gli fa compiere quello che Dio vuole che il personaggio compia. Ma il personaggio non c'è. C'è, primo comandamento, il creatore unico. E andando avanti, ricordati di santificare le feste. Questa memoria c'è perché onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare. È sempre non farai e farai. Perché se Dio ordina, l'ordine di Dio è divino. Non è un ordine del cazzo, scusatemi un po' che io lo do e voi fate quello che volete. È un ordine che è ascoltato, ma che impone certe figure così disegnate da Dio come figure che non ascoltano e non ascolteranno, ma non perché saranno loro a non farli, perché è Dio che gli consente di fare. Voi dite non è vero, non è vero, io faccio, io sono libero, non è, no, io
mi pongo il problema se devo lasciare cadere qualcosa oppure no. Per esempio questo, lo faccio cadere o non lo faccio cadere? Chi mi impone di farlo cadere o no? Ecco, io lo faccio cadere, sono stato libero. Sei un idiota proprio tu che dici che sono in un disegno già fatto. E no, amico mio, sei quantomeno sprovvisto della giusta conoscenza tu, che ignori che noi siamo secondari nella nostra azione, sempre ad un'azione uguale e contraria che c'è prima. Se io vedo il mio gesto, è perché esiste prima un gesto che è proprio quello disfatto. C'era questo scatolino qui che era giù ed è tornato nella mia mano. Io lo vedo al contrario e vedo e capisco che a un certo punto io decido di farlo cadere. Ma la verità non è che questo è andato giù, che questo è risalito nelle mie mani. Perché la verità è quella dello Spirito Santo che si muove in un verso dei due della vita, e noi vediamo la dinamica dell'acqua che è uguale e contraria a quella dello spirito che dal futuro va verso il passato, e noi vediamo la materia che dal passato va verso il futuro. Quindi se tu vedi i gesti della tua materia che fanno qualcosa, è perché esiste prima quella stessa cosa progettata e disfatta. Perché se non c'è prima un meno uno, non esiste il più uno. Oh, com'è? Sì, perché c'è lo zero e ci sono assieme più uno e meno uno. L'ho detto all'inizio, tutto è in equilibrio. Quindi se tu hai l'impressione di fare un gesto, sappi che c'è prima del gesto che tu credi di fare il gesto uguale e contrario, che rientuzza esattamente quel gesto. E che mentre tu hai l'idea che lo fai, esso è disfatto. È in questo senso che vi dicevo io che ogni verità che dico io è fronteggiata da una uguale contraria. E qual è? È la mia verità così che è messa al contrario, che è girata nella sua espressione di causa-effetto. Noi vediamo che la causa determina l'effetto, ma la verità di tutto ciò è che tutti gli effetti entrano, rientrano nella causa, e così fino al principio di tutto, e ogni cosa retrocede al passato, finché perfino Satana rientra e torna a essere quell'angelo Lucifero che non era contro Dio e rimane un Dio solo. Primo comandamento, io sono un solo creatore. Satana no, non esiste, rileggetevi tutto se concepite un mondo in cui alla fine siano divisi i due regni, quello del bene e quello del male, in un eterno paradiso e in un eterno inferno in cui Satana è confermato nel dominio di questo mondo negativo in cui patiscono tutte le anime. Vi rendete conto che in questo modo non c'è più un solo Dio, ma ce n'è due, uno del bene e uno del male? No, per la verità che io vi dico, e che va contro a questo mondo che voi vedete, opponendo alla sua dinamica proprio quella uguale e contraria, non in un gesto irragionevole, ma proprio secondo i dettami della scienza che vedono una realtà complessa, in cui se c'è la dinamica della materia, che va in un verso avanzante nel tempo, è solo sulla base della dinamica uguale e contraria dell'antimateria che procede nel verso opposto. Le due contrapposizioni di più uno e meno uno esistono per ogni verità. Dio ha creato, diciamo così, un bel casino, volutamente. Per cui non scandalizzatevi mai delle idee altrui, ma consideratele come un possibile avanzamento della vostra stessa idea,
Fate tesoro soprattutto di quelli che la pensano in modo diverso da voi, perché, ripeto, la verità di quello che state dicendo voi sta proprio nella sua contrapposizione. Sembra una follia, ma era proprio la verità fondamentale di Gesù quando diceva: se vuoi vivere, cerca di non vivere, di vivere nella negazione della tua vita. Perché? Perché siamo in un contesto, che spiegò bene a Nicodemo, fatto di azione e reazione, in un contesto relativo a due opposti tra di loro, che sono visti opposti perché c'è l'assoluto che è la verità, ma se dentro la verità vogliamo vedere una parte, lo dobbiamo fare solo sulla base di una parte opposta, contrapposta. E allora esistono tutte e due e sono validi tutte e due. Se sono validi tutte e due, e noi nel nostro mondo vediamo che in certi momenti ha il sopravvento la fede del Dio terribile che avete visto proprio quando ho letto il secondo punto del Decalogo. Vi sembra mai possibile e giusto un Dio che dice: punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano? E che c'entrano i figli di un padre che odia fino alla terza e alla quarta generazione? Oppure che dice: uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, arrivati a capire che i termini usati sono in un certo senso assurdi, ma relativamente, perché usa più generazioni nella bontà, tanto che tutti sono compresi nella bontà, perché tre o quattro generazioni avversate contro a mille invece che sono miste a favore, certamente vedono il prevalere delle mille. Se non vi abituate a far tesoro della vostra ragione, ma non quella relativa, non quella presuntuosa che dice ho ragione solo io, ma quella che è attenta alle ragioni degli altri, perché hanno ragione anche gli altri, ma sulla loro base. Allora, se voi trovate uno che la pensa diversamente da te, non dategli addosso nella presunzione che io solo ho ragione. Siate modesti, cercate di capire per quale motivo, su quale ragioni che voi non avete. Essi arrivano a conclusioni diverse. E allora la base razionale su cui voi vi poggerete diventerà più estesa. E quando essa sarà divenuta la più estesa possibile, avrà raggiunto la dimensione che è la mia. Perché sono io che vi sto dicendo che tutti hanno ragione. E quando la ragione è espressa proprio non nella presunzione di chi dice ho ragione solo io, ma nella umiltà di capire che esistono tutte le ragioni, allora si è arrivati a quel piano superiore, a questa realtà relativa, perché prevedendo entrambe le realtà si smaschera il disegno complesso fatto dal Dio assoluto e si arriva a capire il perché il Dio assoluto lo ha realizzato in questo modo, in cui le forze entrano in campo una ad una e determinano degli spostamenti, ma poi dopo un momento in cui prevale una, prevale un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e infine tutte le determinazioni che una creatura avrà fatto del suo creatore relativo parteciperanno tutte quante alla realtà assoluta con cui Dio assolutamente salva ogni uomo dalla sua croce. Grazie al Figlio, che è una cosa sola con il Padre,
che entra in quel personaggio, lo fa esistere, e quale figlio, obnubilato da tutto il sapere assoluto di Dio, obnubilato e costretto a vedere solo nel modo determinato delle cose reali che sono viste, se sono viste 100, il giudizio deve essere fatto, quello giusto, in base alle 100 che io vedo, e non alle 101, perché c'è uno che vale e io non vedo. Se io non vedo, non è giusto che io lo calcoli. In questo modo, responsabilizzato allo spirito soggettivo, Dio risolve il mondo nella sua globalità, non con la violenza di uno stampatore che viene e ti costringe a essere come lui dice. No, si appoggia proprio alla libertà del tuo spirito, a un figlio, e gli dice: io ti ho messo in croce, e adesso trova tu il modo di un Dio, di quale Dio ti tira fuori da quella condizione lì. Quello sarà il Dio tuo. Sceglilo liberamente. Un compito immenso dato all'uomo, non di fare alcune cose, di fare Dio, di creare Dio, di ricrearlo dentro di noi come il nostro Salvatore. È proprio quell'altra parte che il creatore assegna alla creatura. Fai altrettanto. Io ho fatto te e ora, in cambio, tu fai me. Io ti ho fatto relativo e tu costruisciti il tuo Dio relativo. E per te sarà assoluto. E quel modo che avrai usato per bussare, quel modo sarà usato perché in quel modo ti si aprirà. Ora vediamo alla terza domanda fattami dal mio amico che mi ha posto questa domanda. Allora, www.disinformazione.it, oltre la verità ufficiale, la deificazione di Maria. E siamo qui. L'argomento è il solito. Ci sono questi personaggi che sono opera di Dio che dibattono se la Maria era vergine o non era vergine. Come se questo mondo fosse vero, dimenticando che questo è un mondo reale, immaginario. Niente di quello che si vede è vero, ma niente è anche di falso. Mentre io vi dicevo, ogni cosa è vera, ma in modo relativo, vi dicevo che è anche falsa, perché è anche vero l'esattamente uguale e contrario. Tutto è vero e tutto è falso nello stesso tempo. Questa nostra realtà non esiste. E lo vedrete, perché a voi sembra che esista. Perché nel disegno intero della vostra vita, voi siete i lettori che passano di fase in fase leggendo i momenti singoli della vita. Voi siete come un corpo intero di un uomo che esiste dai piedi alla testa, che passa in uno scanner che gli legge la sezione. Voi, vedendo solo il piano della sezione, vedete che questo uomo, che è vero in tutto l'insieme, esiste solo nella sezione dei piedi. Poi, avanzando nel tempo, vi sembrerebbe il cartone animato di un uomo strano che nasce come dei piedi, diventa la sezione degli stinchi, la sezione delle ginocchia, del busto, del collo, della testa, e poi muore. E voi direste: due piedi diventano una testa, e alla fine capelli, e quando diventa capelli l'uomo è morto. Dite la stessa cosa quando dite: un bambino diventa vecchio. Non è vero, esiste tutto l'insieme di tutti i fotogrammi in cui c'è il bambino giovane, c'è quello
un po' diverso, come in un film, una pellicola di quelle vecchie in cui c'erano tutti i fotogrammi, un milione di fotogrammi. Nessuno diventa l'altro, ma se voi ne fate una ordinata visione e subito dopo il primo vedete il secondo, voi siete in grado di leggere il movimento come il divenire di quel quadro e siete indotti a credere che esista un quadro solo presente e che si muova. Non è vero. Esiste tutto il film, come esiste tutto l'uomo nello scanner, come esiste un uomo che non occupa solo questa presenza qui nel tempo. Il corpo del vostro essere è lì in fondo come il bambino che eravate, è lì nell'altra estremità come il vecchio che vedrete che sarete. Voi esistete in tutto il tempo, vedete il divenire del vostro essere, perché state procedendo alla lettura per piccole parti del vostro insieme. Voi avete una visione piccola, relativa. Potete leggere solo le due dimensioni di una sezione, ma non la terza dimensione del flusso della sezione. Ogni volume è così, è formato da area per altezza, ossia da sezione del flusso e dal flusso. Ora, se c'è la presenza della sezione del flusso, il divenire, il movimento di questo flusso è semplicemente perché a questa sezione si aggiunge quest'altra e qui c'è il disegno di un bambino. Qui c'è il disegno di un bambino che comincia a piangere. Non è vero che il bambino comincia a piangere, ci sono tutti e due. Anzi, ci sono tutti i frammenti del bambino che piange. Questa è la verità. Ma voi, non osservando questa verità, andate a vedere il film nella sua dinamica. E il film nella sua dinamica sono queste posizioni della Chiesa che fa questo, fa questo, fa questo, per cui a un certo punto si deifica Maria, alcuni sostengono che era vergine, è stata sempre vergine, per cui i figli che ha avuto e che secondo alcuni nel Vangelo erano fratelli di Gesù, la Chiesa non li considera fratelli perché dice che erano chiamati fratelli allora anche i cugini, sostiene che la verginità di Maria è tale che, sapete cos'è la verginità, no? È quella cosa che sta lì davanti e impedisce a un bambino di nascere senza la deflorazione. Maria, anche dopo aver avuto Gesù, è rimasta così, secondo la Chiesa Cattolica. Per quegli altri no. Ma non è vero niente di tutto questo, ed è vero tutto questo. Quindi siamo all'interno di una visione, voi la vedete fare, tutta quanta, come tutti gli eventi che ci sono nella realtà. A partire dal principio dell'atto creativo di Dio, fino ai tempi dei tempi dei tempi che avanzano. E ora a questo livello voi arrivate a vedere queste cose qui. Sì, ma se procedete, e quando procederete dopo la morte di ciascuno nella progressione inversa, vi renderete conto che come in una sequenza vedevate il divenire, nella sequenza opposta vedrete annullarsi tutte quelle cose apparse, divenute. E poiché la vita, cominciata in modo sensibile da ciascuno di noi, è fatta da un bambino che va a morire, poi fa un testacoda e ritorna sui suoi passi e ritorna a vedere la sua infanzia, quando è ritornato alla sua infanzia e gli chiedono: e dov'è la tua professione? E dove sono i tuoi peccati? E dove sono tutti i gesti che hai fatto nella vita? Ciascuno di noi potrà dire: li ho visti fatti fino alla morte. Dopo la morte il modo di avanzare del mondo si è rovesciato e ho cominciato a vedere
tutti gli effetti che rientravano nelle cause. E tutto il mondo apparentemente fatto che si è disfatto ed è ritornato alla condizione iniziale in cui mi trovo adesso, in cui tutti gli eventi della mia vita non ci sono ancora. Non ci sono più e non ci sono ancora. Ma sono stati veri o no? Gli eventi sono semplicemente il modello reale realizzato da Dio per dare all'anima la possibilità di oggettivizzare delle percezioni, delle fantasie. Io vi posso raccontare un racconto, voi lo immaginate, seguendo la mia parola, però posso tradurlo in un film, e allora, oltre che a immaginarlo, voi lo vedete proprio con le immagini che io ho voluto conferire al mio racconto. Ma posso mettervi, se sono Dio, proprio dentro il vostro racconto, in modo che voi vediate tutto dall'interno. E se voi non arrivate a capire come ciò possa essere, ve lo svelo. Il mondo che contiene tutto è un mondo binario organizzato proprio come un DVD. 1100 1100 è l'insieme di ordini sì e no, come disse Gesù, sì e no, il di più del maligno, sì e no, sì e no. In questo modo, fatto con due ordini contraddittori tra di loro, messi in tutti i modi possibili e immaginabili, Dio vi mette in condizione di elaborare una visione reale del mondo, cioè di fare quello che fa un computer quando ha delle regole interpretative. Ebbene, voi quando vedete il video che rappresenta, siete al di fuori di questa rappresentazione e la vedete sul video. Ma quando chi fa proprio questo siete voi, il disegno lo vedete rappresentato tutto intorno a voi e vi ci potrete girare dentro. Avrete una rappresentazione non più oggettiva vista da fuori, ma vista dal centro, e vi muovete in un mondo rappresentativo che vi parrà reale, ma che è la pura interpretazione cerebrale e formazione cerebrale data dalla vostra capacità divina di trasformare un puro ordine di comandi nella visione di un mondo in evoluzione. E non stupitevi se voi in questo preciso momento vi rendete conto che state vedendo sul monitor la mia faccia, pensate che sia la mia faccia? No, sono tutte le onde di luce dei vari pixel che esistono nel monitor, che variando in modo opportuno arrivano al cervello, il cervello gli dà una organizzazione reale e voi state vedendo proprio questo insieme di valori numerici trasformati nella visione reale che state vedendo. È vera questa visione o sono i pixel così come sono? Sono i pixel. Il resto ce lo mettete voi con la vostra capacità di immaginare. Ecco, ciascuno di noi è divino perché ha questa divina capacità di trasformare dei puri ordini fatti dal Dio del cielo in modo che, inseriti in questo mondo, siamo capaci, avendo la stessa natura di chi li ha ordinati, di vederli. E un'altra cosa volevo dire. Il fine estremo di questa cosa è sempre il dibattito. Dunque, in che modo io esco da questa condizione? Proprio come un padre che, riconoscendosi in chi ha creato questo mondo, ha il modo, ha la capacità, ha il dono, mettetela come volete,
ricevuto come personaggio di questo tipo, di andare sempre a vedere le ragioni del padre, ossia a non annegare mai in questo disegno, andando sempre sopra al disegno, a mettersi nel creatore del disegno. Il mio è proprio il punto di vista del creatore di questa opera. E lui vi può aiutare, perché voi, infognati in questa opera, non siete capaci di vederlo veramente dentro l'opera e fate fatica a immaginarlo oltre. Ma potreste farlo attraverso una parabola che vi dico io, anche io, è quella di Paperino. Paperino si era convinto, dibattendo con Pippo e Pluto, che lui era lui, non c'entrava niente con Walt Disney. Walt Disney era il suo dio creatore, ma lo aveva fatto e Paperino faceva quello che voleva. Paperino, in questo modo di credersi, era semplicemente uno che non sapeva che per muoversi preliminarmente dovevano esserci i disegni fatti da Walt Disney e il creatore glieli faceva, lo serviva, faceva tutti i disegni, tutti quanti con un lavoro immenso per mettere al mondo un simile presuntuoso. Ecco, questi è ciascuno di voi quando arrivate a dire: io sono modesto, tu Amodeo sei presuntuoso, perché io non mi credo Dio, io so che posso fare poche cose, non sono Dio. Insomma, è come Paperino che dice: io so fare le mie piccole cose, ma non sono Walt Disney, dimenticandosi che quelle piccole cose le sta disegnando Walt Disney, dimenticandosi che la vera essenza sua, chi ci mette il lavoro, è Walt Disney. E così, supportato da Walt Disney, questo Paperino dice che non è Walt Disney, è lui a fare quelle piccole cose, e ruba a Walt Disney la vera entità di chi fa quelle cose. Io invece che dico: tutto Dio fa in me, che sono solo un pupazzo, un Paperino, e quindi è Dio che sta vivendo in me, io che riconosco il vero, sono preso per presuntuoso, come se io avvalorassi Paperino, il Paperino di Romano Amodeo. Io non sto avvalorando il Paperino di Romano Amodeo. Io sto avvalorando il Dio del cielo che attraverso questo Paperino si rivela e rivela la sua verità e non quella del Paperino. Ma in questo mondo ciascuno ragiona in base alla fede che ha, e non avendo fede nel fatto che vero Dio suda sangue per farlo esistere, come fa Walt Disney per far esistere Paperino che si soffia il naso e crede che lo fa da sé, dice che non è vero, che non è Walt Disney che lo fa interamente e che è modesto. Io invece sono il presuntuoso che ritengo che sia Dio a farmi e quindi mi faccio Dio, dimenticandosi che è vero proprio il contrario. Chi crede di potere poco, qualcosa più di zero, poco, e che lo fa lui e non il Dio del cielo, è uno di quei due grandi ladroni che furono crocifissi sulla croce insieme all'unico che diceva il vero, e lo diceva perché diceva: io e il Padre siamo una stessa cosa, ogni creatura è il suo creatore, è la stessa cosa. Ma solo in chi crede di essere se stesso
c'è un creatore che sputa sangue, ma loro orgogliosamente dicono io sono io e sono modesto perché non sono Dio. E intanto si credono creatori e violano proprio i 10 comandamenti, perché si mettono nei panni chi dovrebbe fare e non fa, di chi fa, e non capiscono che invece non gli è consentito proprio alcunché. Ecco, non la faccio più lunga perché io ho sempre questo torto di fare cose troppo pesanti. Spero di aver dato una risposta a quello che mi era stato chiesto. Se non è così, me lo si dica e io sarò ancora più lungo. Ciao!